Parlo in italiano, questa volta parlo in italiano. Come sapete, sono un grande fautore degli ukulele tenore intonati un tono e mezzo sotto. Questo è intonato un tono sotto, quell'altro che è intonato un tono e mezzo sotto, però ha il mi, non è un sol, acuto. Allora, vi faccio vedere come suona una canzone. In questo strumento state a un tono e mezzo dal baritono, strumento che mi piace, però molta gente magari vogliono avere uno strumento più portatile, col suono più caldo. Sentite questo. It had to be you. I wandered around. Somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad, thinking of you. Some others I've seen might never be me. I'd never be cross or try to be boss, but they wouldn't do for nobody else. Give me a thrill with all your faults. I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Adesso realizzo che ho fatto invece era così. Vabbè, se mi trovo una differenza. Questo è il suono, sentite com'è caldo? Allora, adesso dovrei trasporlo un tono e mezzo sopra. Ve lo suono con gli stessi accordi, con le stesse forme degli accordi, senza, quindi lo strumento automaticamente suona un tono sopra. Questo è il sol acuto, eh? It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen never be men, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do for nobody else. Give me a thrill with all your faults. I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Vabbè, questo è uno. Allora, parliamo. Ovviamente, avendo una predilezione a questa intonazione, questo più costoso, questo è tutto laminato e questo è tutto massello, non solido, massello si dice in italiano. Allora, avrei notato alcune cose. Beh, il sol settima lo prendo chiuso, quindi sarebbe sol maggiore, no, sol settima. Ok, per avere questo effetto, il mi settima lo prendo qui e non qui. La settima lo prendo qua, è come il sol settima, ok, la stessa forma d'accordo. Poi il si settima lo posso prendere sia così come il do settima o così, che poi così faccio così e mi minore. Devo spostare tutte le dita indietro di una corda. Poi quando arrivo qua sul mi minore, metto il mignolo qui e questo qua, quindi sono esercizi che poi vanno fatti, perché poi re minore, re diminuito qui è un po' casino. Qui
qui sono note vere che sto dicendo, perché l'altro sarebbero trasposte, un tono sotto. Sì, sempre per avere questo effetto. Anche per questo ho la... Se lo facessi così non potrei farlo. Se lo facessi con accordi aperti suonerebbe molto diverso. Vabbè, do minore sesta è come la minore diminuita, quindi queste sono le posizioni, come se facessi tutte e due, sposto di uno, questa è la. Quindi, ripeto, volete avere un suono un po' più pieno, poi si può sempre suonare un tono sopra, adesso devo vedere alcuni accordi un tono sopra, è più difficile, però io vi abito anche a suonare certi accordi in tutte le modalità che normalmente, quindi la minore sesta, la minore diminuita, semi diminuita diventa si diminuita, quindi andrei a suonarlo così. It had to be you. It had to be you. I wandered around, finally found somebody you to make me be blue. Wow, vedete, do settima. No, do diesis settima. To make me be blue. Vabbè, devo studiare un tono sopra, ecco perché è utile anche perché vi obbliga a fare degli accordi in alcune tonalità, per mi minore è molto comune. Giustamente, sì, è così, il minore non settima, fa diesis minore, e devo fare il minore, quindi questo è fa diesis minore, quindi il sol sarebbe il sol, perché il sol sarebbe in realtà così, questo è il la minore, la bemolle minore, sol minore, di solito il sol minore non si usa a questo dito, quindi crea una forma dell'accordo strano, però lo alzo, ecco qua, è un accordo che fate poche volte, si tende a dimenticarlo, che poi è una stupidaggine, cioè bastava pensarci che questa è la minore, bisogna sempre usare il cervello quando si suona. Comunque andiamo un po'. I don't know why I love you, but I do. I don't know why I cry so, but I do. I only know I'm lonely, and that I want you only. I don't know why I love you, but I do. Poi serve magari una serata, volete suonare tutti i pezzi in tono sotto, per, a un certo punto ce la fate, levate questo. Sì, ma si può intonare tutto sotto, sì, ma le corde vengono troppo, con troppo poca tensione. I don't know why I love you, but I do.
try so, but I do. I only know I'm lonely, and that I love you only. I don't know why I love you, but listen, non c'è niente di male avere questo suono. Ma anche per varietà, specialmente se fate una cosa dal vivo. Questo è brillante, è brillante quel sol acuto, è abbastanza chitarristico. Questo è un tono sotto, è proprio il suono dell'ukulele caldo. I don't know why I love you, but I do. I don't know why I cry so bad. Poi quando cantate, questo è un buon tappeto, questo prende un po' il sopravvento, questo appunto. I don't know why I love you, but I do. I don't. Poi porta pure a suonare in modo diverso. Bene, questo era un qualcosa. Fatemi sapere se siete d'accordo. Ovviamente, corde. Allora, dovete prendere corde per ukulele e baritono, oppure corde per chitarra, hard tension. Seconda, terza, quarta e quinta, anche se c'è un semitono di discrepanza, va bene. Cioè, non va bene, però in caso si può sopravvivere. E la seconda, terza, la quarta e la quinta. Quindi dovete vedere le prime due filate, dalle acute, da quelli acuti, altre due, quindi la seconda, terza, quarta e quinta corda. Ok? C'entra. Poi bisogna vedere se avete problemi, perché sono più spesse, quindi può darsi che qualche ukulele possa avere il problema, se ha dei buchi qua, non lo so, questo non lo so. In questo caso ci sono delle intaccature, questi può darsi che dobbiate sicuramente qui allargare il buco, perché questo mi sa che non c'entra questa corda bassa. A occhio non c'entra, a occhio. Però nella maggior parte degli ukulele non c'è problema, mi pare. E poi se sapete che dovete fare così, andate al negozio e vedete un ukulele che c'ha i solchi, perché anche se il solco è piccolo, questo facilmente si allarga. Poi ovviamente se li mettete corde normali dovete fare un nodino un po' più largo, cioè due nodi, perché queste qui la corda va nel solco, però si deve bloccare, quindi bisogna fare un nodo alla corda. Se il solco è un po' più largo, dovete fare due nodi uno sopra l'altro, in modo che c'è più spessore. Questo è Aleo, è un buon laminato, l'ho preso usato, è buono. Non è il laminato ottimo che è il Takamine. Takamine, per essere un laminato, costava parecchio. Corde sono ancora Aquila Nightgat, perché l'ho trovato con questo finché le non rovino. Va bene, l'ho vista fatta con tutte le discrepanze, l'ho vista fatta da James Hill con l'ukulele baritono, e l'ho messa, metterò pure nel gruppo baritono e ukulele, l'ho messa nel gruppo jazz and ukulele. Allora, se vi interessano tutte queste cose, se mi volete chiedere qualcosa, io non darò più consigli da qui, perché prendono i consigli e scappano e poi fanno come cazzo vi pare. Andate in Ukulele Indipendente Italia e mi chiedete le cose qui, vi iscrivete al gruppo, diventate membro, mi scrivete qualcosa. Ovviamente se mi entrate e uscite come vi pare, dopo vi blocco, perché non è che mi chiedete la cosa, ve ne andate, no. Me lo chiedete, no, fregate una volta, non mi fregate più, perché allora, se la pensate come me, scusa, affrontare le ukulele seriamente, state dalla parte mia. Se volete stare dall'altra parte dei ukulele club, tutte queste cose qui, state là. Ma se volete dei consigli, per quanto posso darveli, perché se la cosa non lo so mi sto zitto, al limite mi informo, però non vi do mai consigli a cazzo di cane, mai, non vi dirò mai, no, non usare la tracolla, no, non usare
non, questa intonazione qua io la consiglio per alcuni motivi, ma come vedete potete pure usare quell'altra. Nessuno vi dice cosa dovete fare al 100%. Non è nel mio carattere. Chiaro? E poi, no, comprare... Io, ovvio, sto spingendo un ukulele alle Benton perché penso che abbia un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Ma ce l'ho, però se ci sono altre marche che hanno quel rapporto di qualità-prezzo eccezionale, non c'è problema. Non, per me non sono i mai mai. Però se me lo dimostrate argomentando, va bene. Arrivederci. Arrivederci.